Il fuoco della luce, i canti della tradizione e la fede per Sant'Antonio Abate. Come di consueto, la sera della vigilia della festa ad Acque Vive di Frosolone si respira un'atmosfera suggestiva e profonda. Gruppi di cantori di Frosolone, della stessa borgata e dei paesi vicini per tutta la notte intonano casa per casa il tipico canto che augura lunga vita a chi li accoglie e al tempo stesso invoca la protezione del santo. Per noi è una tradizione sentita perché Sant'Antonio è il protettore degli animali e Acque Vive ha ancora una gran parte della sua popolazione che si dedica proprio all'allevamento. Poi è una serata che è bellissima perché tante persone arrivano anche da lontano. La festa è un'occasione per ritrovarsi, ma è anche un modo per trasmettere ai più piccoli quella cultura antica che si riallaccia alla tradizione del mondo pastorale. Noi veniamo tutti quanti da Roma per aprire le case. A Sant'Antonio è una festa ormai che tutti quanti la conoscono nella zona. Per noi è importantissima perché questa è una cosa tramandata dai nostri genitori, dai nostri nonni. Si era persa qualche anno fa, adesso anche i bambini più piccoli vogliono venire per questa tradizione. Entusiasmo da parte dei numerosi partecipanti che vengono accolti dal suggestivo fuoco, dalle genti del posto e dai sapori locali, quasi tutti a base di carne di maiale. Noi siamo venuti stamattina, siamo partiti da Roma perché viviamo a Roma, siamo venuti qui stamattina per condividere queste cose insieme, siamo stati qui per macellare i maiali. Abbiamo preparato la pietanza tipica che sono i cicori con i peperoni all'aceto, la polenta. Castagne e fagioli e cotechini come ogni anno, poi un po' di salsiccia, un po' di scamorzo, un po' di provolone, questa è la tradizione. Per le famiglie di Acque Vive, il Sant'Antonio che cos'è? È tutto, è una festa che è sentita da tutti. Fede, storia e tradizione in onore di Sant'Antonio Abate ad Acque Vive di Frosolone. Viva Sant'Antonio!